Che bello figli mio. Se prima eravamo in due a parlare l'alligalli, adesso non fallo cadere, non fallo cadere, non fallo cadere, iri. Andiamo a mettere a tavola, eh? Facciamo colazione. Oh, è questo tuo pantalone perché sei a terra? Perché è bagnato. È bagnato? No, secondo me perché ha fatto che il papà stava facendo colazione, eh? E bentornati in nuovo vlog. Eccola. Ciao. Quasi un senso che studia. Queste qua avanti sono le mie con il peperoncino, infatti il colore è un pochettino più rosso, e queste qua sono degli altri. Finalmente un po' di relax, sono le 16 e mi sono messa un pochino al computer qui al salone, perché di là c'è Giuseppe, stanno i bambini in cameretta, quindi mi sono voluta mettere un pochino qua in tranquillità. E dopo ne voglio approfittare, voglio arrivare da Toys per andare a vedere qualcosina per i bimbi. E quindi porto un attimo i bimbi da mamma e con Giuseppe andiamo là. E poi più tardi, e poi gli voglio anche far scrivere su un foglietto una sorta di letterina per capire più o meno che cavolo vogliono, non cose costose, cioè cose veramente sceme, perché comunque il regalo già l'hanno avuto sia Vincenzo e Christian, hanno avuto la PlayStation che Giuseppe l'ha presa comunque di seconda mano, e Jacopo ha avuto i giochini che avete visto che presi da Ikea, quindi i regali di Babbo Natale, insomma i regalini li hanno avuti, però è anche bello che passa Babbo Natale e a Natale, quindi mo vediamo un pochino cosa vogliono, gli faccio scrivere dopo una letterina prima che usciamo. E poi ragazzi c'è papà che praticamente mi sta assillando di chiamate, che vuole che andiamo lì a Natale perché loro giustamente stanno da soli, mio padre e mio fratello, e poi c'è la compagna di papà, quindi stanno tutte e tre, e mi ha detto se posso andare io. Lui ha letto il DPCM, ha detto che prima del 21 ci possiamo muovere, poi per tornare alla residenza, cioè per tornare qui ad Angri, posso tornare quando voglio. Però il problema è che io non voglio rischiare di acchiapparmi una multa, e quindi dopo voglio chiamare anche i vigili per capire come funziona, cioè se io prima del 21 posso recarmi da mio padre che abita in un'altra regione, oppure non posso andare, cioè voglio capire un attimo, quindi più tardi chiamo anche i vigili e vediamo cosa mi dicono. Comunque ora mi metto qui a lavorare al computer e più tardi, ora sono, ve l'ho detto, quasi le 16, le 15.45, e verso le 16.30, 17 scendiamo e facciamo tutte queste commissioni. Eccola qua, comprata un nuovo pigiama. Allora abbiamo fatto la spesa. A Lidl ho preso i tucco, funghi, aspetta, tonno, sì, dopo, mango, e questi qua ragazzi, da un chilo, i digestive, biscotti digestive, e poi, integrali, no, non sono integrali, e poi la pancetta, aspetta Pio, poi al Sisa ho preso il prosciutto crudo, e là sopra ci sta la busta di broccoli già puliti. Mamma! Questi qua e basta. Mamma, e vabbè, poi gli do il pigiama. Io voglio quello. Il pigiama, fatela a prendere, vai. No, tuo. Il mio volto. Vabbè, è scesa. No, tuo, ma stiamo. È molto male, mamma, te lo compro pure a te.
Ragazzi, ho fatto questa insalatina qua che mi ha suggerito mamma. È praticamente la verza. Ho tolto il gambo, quello là bianco, perché è più duro. Poi ci ho messo anche i peperoncini, quelli là ripieni, le pappacelle, non so come si chiamano. Comunque da Eurospin li trovate col nome peperoncini ripieni, quella col tonno, che non sono forti, non pizzicano. E poi ho condito, ho messo sia un pochino d'olio di quei peperoncini, poi olio extravergine d'oliva, sale e giusto un piccolo goccettino di aceto e basta. E devo dire che io l'ho assaggiata, è veramente veramente buona. Non sapevo che si potesse mangiare anche cruda, cioè all'insalata. Sì, qualche ricetta cruda, se non erro feci un'insalatina così tempo addietro, anche con il cavolo calpuccio. E quindi sì, però questa qua è la verza, ma non so se verza e cavolo cappuccio sono la stessa cosa. Comunque, fatto sta, ragazzi, che l'ho fatta con la verza, si insalata, è buona. Poi qui ho fatto anche la caprese, perché avevo una mozzarella aperta in frigo. Ora, prosciutto crudo, questo qua è il nazionale, l'ho pagato 18,90 euro al chilo, perché gli altri costavano troppo. E poi niente, ragazzi, c'è un po' di insalata capricciosa, questa qui, e poi come frutto ho fatto mango e pera. Ok, questo è quanto. Qui c'è il pane e mo aspettiamo che Giuseppe arriva, speriamo che viene presto perché è già un pochino tardi, che si è incontrato, madonna, ho mangiato a verza e sto digerendo. Ragazzi, oggi è la mattina dopo, sto provando a fare un tiramisù, però stavolta con ricotta, e qui ho messo il mascarpone. Ora vado a mettere un 80 grammi di zucchero a velo e vado a mescolare tutto, e appunto ci voglio fare una sorta di tiramisù. Mo vediamo come viene, speriamo che viene buono, perché non ho la panna da montare e quindi voglio provare a fare appunto il dolce con questi ingredienti qua. Vediamo come viene. Mettiamo il latte. E mettiamo la pila di zucchero. Settantanove, 81 grammi di zucchero. Sapore particolare, ma veramente veramente buono. Ora vado a assemblare il tiramisù, come classico tiramisù, e poi vado a preparare tutte le altre cosine. Stamattina non sono andata manco a messa, perché oggi Giuseppe ha avuto un attimo da fare con un suo amico, se n'è andato stamattina presto. Comunque sì, il pigiama non l'ho tolto più, però vabbè. Comunque Giuseppe ha avuto da fare con un suo amico, non sono potuta andare a messa. Vediamo se riesco ad andare a quella là delle 11:30 con i bimbi, tranne Vincenzo, che ieri è andato a dormire da mia mamma, e dopo, siccome mamma viene a mangiare qua, me lo riporta lei. Quindi ora preparo il dolce. In forno ci stanno già le coscettine di pollo, ho messo a bagno a lavare i broccoli, poi devo tagliare i funghi. E poi ragazzi, basta. Comunque ora vado ad assemblare un attimo prima il dolce. Per fare il tiramisù ho preso questo piatto che ho preso da Ikea. Cioè io amo questo piatto. Era bello, uscito tutto. Si è svegliato anche Christian nel frattempo. Buongiorno. Allora, siamo pronti. Ah, volevo mettere, aspetta un attimo, una base sotto di... giusto per far attaccare il tutto. Vabbè, fai tutto. Oh Cristo, mi vai a prendere la batteria nera dentro la mia scrivania? La nera però, non la grigia.
Ed eccolo qua, il mio dolcino terminato. Ora lo vado a mettere in frigo, l'ho fatto bello alto. Ora in frigo e vado a prepararmi la pasta, che butto pure quella in forno. E poi ragazzi sto a posto. Comunque qua i funghi non li faccio, faccio solamente i broccoli e basta. Perché voglio fare la pasta con salsiccia e funghi e besciamella in forno. Quindi è inutile fare per contorno nuovamente i funghi. E quindi ora mi metto ai fornelli. Per quanto riguarda la pasta, c'ho anche qui questo panetto di mozzarella. E così ragazzi ho tutto tutto pronto. Mi metto a cuocere anche i broccoli e sto a posto per il pranzo. E sono già le 9:42, i bimbi stanno facendo colazione. Speriamo che riesco ad andare a messa delle 11:30, ma speriamo, non lo so, altrimenti andrò stasera, vediamo un po' se non ci vado. Per fare la pasta ho messo olio e aglio, aspettate che accendo la luce che magari è un po' meglio, ok. Ho messo olio e aglio, che c'è? Eccolo qua, ma si vede, aspetta. Poi ho questi funghi porcini a cubetti, questa salsiccia che mo vado tutta a tagliare. Che c'è Pio? Non si vede Bing, qua sta televisione, è un po' un casino. Aspetta, Sant'Enna oramai è un casino, poi quando tira vento, ecco qua, speriamo, no, niente. Eccoci qua, ho sistemato la televisione a Pio. Comunque, allora fammi abbassare la fiamma. Vado a tagliare queste qua a tocchetti, questi funghi qua, e poi ho la besciamella già pronta. Se non ce la faccio con i funghi vado a metterci anche un po' di questi qua, ma credo che ce la dovrei fare. Anzi, lo sai che faccio? C'ho due piselli, cioè no due, c'ho i piselli, e quindi ci vado a mettere anche un po' di pisellini. Il tempo che li trovo. Mo finisco di mettere la salsiccia, devo ancora spellarla un po', eh? Poi lascio cuocere, mo metto pure la pentola per l'acqua, la cuocio però al dente ragazzi. Poi nel condimento vado a mettere la besciamella, butto tutto in forno, una nocina di burro sopra e lascio cuocere finché poi la parte di sopra non diventerà bella, insomma bella scura, bella dorata. E all'interno dopo ci vado a mettere anche un po' di mozzarella. Comunque mo lascio cuocere il sugo, poi dopo comunque vi faccio vedere. Ora nel condimento vado a metterci la mozzarella che ho tagliato a tocchetti e un uovo, che sentiamo se non puzza, se no qua tocca butta tutto, per carità. Ok, via. Ho messo già il sale e vado a mescolare il tutto. Io nel frattempo sto aspettando che si cuocia un po' la pasta al dente e poi la vado a mettere in forno rigorosamente in queste teglie usa e getta. Allora il pollo l'avevo fatto nella teglia normale, però ora l'ho trasferito, ora che si è cotto, nella teglia così. L'ho messo sempre nella teglia, come qua, sempre nella teglia usa e getta. Infatti sta qua sotto, perché almeno dopo pranzo non devo andare a perdere tempo a lavare teglie, tegline, tegliette. Quindi ragazzi, la comodità di prepararsi. Queste magari erano anche cose che si possono preparare il giorno prima. Eccomi, ogni tanto sparisco. Comunque sono anche cosine che si possono preparare il giorno prima e quindi avere poi il tempo a disposizione di fare altre cose, magari il giorno che avete qualche ospite, che poi vabbè, ultimamente non è che chissà uno che ospiti ha, però magari anche ecco, se volete invitare i vostri genitori, una sorella, un fratello, avete il tempo, che non so, magari se vi piace dedicarvi alla tavola, queste cosine qua. Comunque tra poco vi mostro il tutto terminato. E niente, sono le 10:26 nel frattempo. Ah, come pasta
aspetta che modo piano entra cucciarella qua, un altro mestolo per la pasta. Allora, come pasta ho fatto sia questi mini, come si chiamano, i rigatoni, però quelli là a metà, e sia un po' di penne, avevo un po' di pasta così tutta a metà e quindi ho mescolato un po' il tutto, però sono la maggior parte tutti questi mezzi rigatoni, perché avevo il pacco da mezzo chilo e poi alcune cosine da fuori. Qui ho messo a cuocere i broccoli ed ora devo andarmi a lavare teglia, scolapasta, qualche oggettino così, poi vado a fare la lavastoviglie che ho già da ieri sera e da ieri a pranzo carica, e poi ragazzi ho terminato. Che profumo! Mamma mia ragazzi, che bontà! Allora, burro, termino con parmigiano qua che è grana padano. Non ne metto troppo, se no non mi piace che viene troppo asciutta. Ok. Ed ora questa prelibatezza va in forno. Ragazzi, c'è un profumo, perché poi avendo usato i porcini c'è un profumo pazzesco. Comunque, ne ho fatta apposta di più perché almeno la conservo anche per domani a pranzo. Ed ora va dritta dritta lì in forno. Quando cuoce quello è tutto pronto. Allora, questa qua è la pasta, però ragazzi non ho finito di farla cuocere proprio per bene, perché dopo comunque la vado a riscaldare. Sotto ci stanno le coscette di pollo, di qua ci sono i broccoli con l'aglio, però questo qua che vi ho fatto vedere già qualche altra volta, questi qua che sono sott'olio, quindi sono un po' più dolci. E poi in frigo c'è il dolce ed eccolo qua. Ora ragazzi, e nel frattempo mi sono avviata la lavastoviglie, ho lavato tutte le cose dal lavandino e mi sono pulita il piano cottura, quindi adesso vado a fare i letti di là, vado a cambiarmi e poi dopo, quando ho fatto tutto di là, vengo di qua e apparecchio il tavolo. Giuseppe non so neanche ancora viene, però non lo chiamo perché è impegnato. E basta, speriamo che qualcuno prenda il pane però. Non teneva, non fa niente a mamma mia. Eccomi qua ragazzi, terminata la giornata. Mamma, io voglio fare. Abbiamo finito di fare anche... Che cosa? Lo yogurtino? Lo yogurtino. Lo yogurt. Lo yogurt. Allora, non ci stanno. Che cos'è? Ragazzi, sto ancora con il mio grembiulino, me lo tolgo. Ah, guardate mamma cosa mi ha portato, che stamattina lei e Vincenzo sono riusciti ad andare in chiesa. Però la chiesa non del mio paese, un'altra chiesetta. Fermo un attimo. E guardate la medaglina miracolosa. Aspetta che troppo vicino non la mette a fuoco. Così. E poi dietro è così. No. E che c'ho qua dentro? Un colore? No, anche io. Comunque abbiamo finito di fare le ultime cose di Christian e dei compiti. Vincenzo. Che c'ho qua dentro? Ok, sta carta pure si deve buttare. Comunque mo sono 6:30, io alla fine in chiesa non sono riuscita ad andare. Anch'io vado. Manco stasera. No, Grisia e Jacopo, mamma non è andata, aspettate che me levo un attimo sto grembiule. È un sacco di giorni, ce l'ho da stamattina. Ora, quello che dovevo fare era un bello shampoo, però sinceramente ragazzi, basta, sono stanca, se ne parla domani. La scatolina che stava qua, dove l'avete messa? No? La scatolina che stava qua di goccio. Goccio? Che cosa vuoi?
faccio. La scatolina che stava qua, dove stiamo? Fai quella. No, è scomparsa la scatolina che c'era sulla parete attrezzata, sulla libreria. Comunque, ora mi metto un pochino sul divano a vedere col giocare con la PlayStation. Sì, come? E mi riposo un po', c'ho la schiena praticamente a pezzi. Rotta. Comunque sta scatola è scomparsa. Ma buono. Finito? Finito di prendere il telefono? Mamma mia, non ce la faccio più. Finalmente siamo a letto. Ora addormentiamo. Vabbè, io sto vedendo un pochino di TV. Ci vediamo al prossimo vlog, ragazzi. Un bacione super grandissimo, un abbraccione super fortissimo e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao! Ciao.